Buongiorno e ben trovati. Consueta rassegna stampa oggi, lunedì 19 di ottobre 2020. Vediamo insieme i principali quotidiani del giorno. Partiamo con la Gazzetta del Sud che apre eh, con il coprifuoco nei locali dalle ore 21. Il coronavirus, il nuovo DPCM stretta sulla Movida, chiusura a mezzanotte, ma per le zone più frequentate, la parola passa ai sindaci, c'è stop alle sportiva di base, palestre e piscine, sette giorni sotto esame. Poi eh, il governo deciderà il da farsi. Eh, quindi, il nuovo decreto della presidenza del Consiglio dei Ministri è stato illustrato ieri sera dal Premier Giuseppe Conte: stretta sulla Movida con la possibilità per i sindaci di chiudere strade, piazze. Particolarmente frequentate alle 21, stabilendo quindi di fatto il coprifuoco, um, ma anche se sono coprifuoco locali, chiusura fisiologica per tutti a mezzanotte. Tra, dalle 18 è obbligatorio per bar e ristoranti il servizio ai tavoli, stop alle attività sportive di base a eh, piscine e palestre. Conti ha dato 7 giorni di tempo per adeguarsi ai protocolli di sicurezza appena la chiusura non è eh, come a marzo ha spiegato il premio Giuseppe Conte mh, nel corso della conferenza stampa in diretta ieri sera dobbiamo tutelare sanità e eh, economia usando un principio di eh, proporzionalità e adeguatezza intanto in Calabria a Rosarno nel campo container di testa d'acqua è giunto l'emozione del papa di papa Francesco Cardinale eh, Contrad alla guida di un furgone carico di vivere di prodotti per la pulizia e l'igiene per distribuirle ai eh, poveri andiamo sempre su questa notizia eh, sugli altri eh, quotidiani qui vediamo Conte che eh, insomma eh, nuove misure per evitare eh, il, un altro lockdown sindaci potranno quindi chiudere vie e, eh, piazze, licei, orario flessibili, mentre eh, palestre, monitoriamo di 7 sette giorni, poi vedremo il eh, da farsi, insomma, stabiliremo cosa eh, fare. Quindi il Presidente del Consiglio che vara la nuova stretta dei locali ah, dallo sport, eh, allo sport non possiamo permetterci, dice, contro un'altra serata il MES non è una panacea. Sport e palestre, vediamo su un altro giornale, eh, ristoranti, ecco tutte le misure del DPCM, eh, braccio di ferro sulle nuove misure, ultimatum per palestre e piscine, copri dalle 21 solo se sa deciso dai eh, sindaci. Eh, ancora da Gospia, sempre sulla stessa. Eh, notizia la conferenza stampa di, del premier Conte sulla eh, ieri sera qui vediamo conferenza anche senza eh, tutto stattese insomma per confermare quanto già traperato l'unica novità è Tarocco il verino scravattato che introduce i giornalisti come nei film sulla Casa Bianca questo quanto riporta la cosmia cosa non si fa insomma per andare in video anche l'inquadratura eh, storta, ristoranti fino alle 24, palestre e piscine in Purgatorio per una settimana, smart walking incentivato nella pubblica amministrazione, possibili turni pomeridiani alle scuole superiori. Insomma, dice i sindaci che possono chiudere le eh, strade dello struscio alle ore 21, De Luca invece dovrà chiuso. In barba alla ministra Azzolina sul mesnesima giravolta. Prima non ho pregiudizio, è tornato eh, uno stigma. Conte infatti dice non è la Panacea. E eh, lasciamo, torniamo alla gazzetta del Sud, andiamo all'approfondimento sempre su questo argomento, poi torneremo appunto alla alle altre notizie quindi il governo che vara il decreto anti assembramenti arriva la stretta sulla movida potere ai sindaci col coprifuoco i casi accettati in Italia del coronavirus li vediamo in quest'altra eh, invece immagine eh, sono eh, attualmente positivi 126.237 i contagiati sono 414.000 e salta la chiusura anticipata di tutti i bar e i ristoranti prima della mezzanotte, quindi chiusure temporali, una sorta di coprifuoco deciso dai sindaci in piazze e vie dove dopo le 21, di fronte ad eventuali rischi di assembramenti, eh, poi didattica a distanza solo in situazioni critiche e possibili turni pomeridiani per alcune classi. È un decreto antimovile, insomma, quello varato ieri dal Presidente Conte che tutela eh, chi rispetta le regole, quello scritto a più mani dal governo seduto per quasi tre giorni al tavolo delle trattative assieme alle regioni. Quindi eh, è stata scartata l'ipotesi sulla chiusura anticipata di bar e ristoranti prima della mezzanotte ma anche provvedimenti sono spuntati che puntano a limitare in modo mirato i luoghi eh, che espongono a maggiore rischio di assembramento. In quei casi, insomma, la chiusura anticipata alle 21 potrebbe quindi essere applicata, secondo il provvedimento, dagli stessi sindaci per inserire eh, appunto intere strade, sindaci che però non ci stanno e rimandano. La palla al governo sarebbe un coprifuoco scaricato, dicono i sindaci sulle nostre spalle. Abbiamo fatto presente che la questione al governo eh, che ci sta ripensando, in qualunque caso dalle 18 sarà possibile soltanto il consumo al tavolo dentro i bar, a cui dovranno in ogni caso sedersi massimo sei persone, all'esterno in ogni tavolo. All'esterno dei locali dovrà essere riportato il numero massimo dei clienti, dovrà essere esposto un cartello, eh, consentiti, quindi clienti consentiti all'interno del locale. Ed è proprio su questi ultimi punti che è rimasta in piedi l'intesa tra il governo e le regioni, le quali chiedevano di non penalizzare ulteriormente quei settori già colpiti dal lockdown eh, già passato. Il lavoro di mediatore porta la firma del ministro per le autonomie eh, Francesco Boccia alle prese col filo sottile del dialogo lungo eh, quanto la catena di vertici fissati. Sono proposte che vanno nella nostra stessa direzione, spiega Boccia che vive la complessità quotidiana dei territori, chi vive questa complessità merita il massimo dell'ascolto. Parole che blindano comunque l'intesa, restano a metà, quindi riservando delle palestre, i governatori e lo stesso ministro allo sport, Spadafora, chiedono che restino aperte, ma eh, quello della salute, Roberto Speranza, resta sulla linea della prima ora, eh, quello cioè della eh, chiusura degli sport eh, di contatto a livello amatoriale come calcetto, basket restano vietati eh, con uno stop anche per le relative associazioni scuole per i bambini o ragazzi sul conto dell'alleggerimento invece del trasporto locale l'unica soluzione che accontenta tutti e esecutive regioni è quella di portare la quota di persone smart walking dal 50 al 75% non ci sarà una riduzione della quota di riempimento dei mezzi, ma l'adozione di misure di maggiore controllo sulle panchine delle metropolitane per agevolare i flussi di salita e di discesa, poi aerei, navi, bus, treni eh, lunga e corta percorrenza hanno contribuito con eh, lo 0-1 al contagio. Chiarisce il ministro dei trasporti Paolo De Micheli. E oltre al, ai 1600 bus turistici in circolazione, eh, si dice disponibile a potenziare comunque ancora questo sistema dei trasporti. Cambia anche il calendario sugli orari delle scuole. Ulteriori scaglionamenti anche con eventuali turni pomeridiani, l'ingresso non prima delle ore 9 del mattino. Eh, puntano queste nuove formule a limitare il rischio caos nelle ore di punta, ma resta. Il NI su questo aspetto da parte del Ministro dell'Istruzione Lucia Azzolino anche sulla richiesta pressante delle regioni di potenziare la didattica a distanza affinché diventasse in questi mesi una regola per il quarto e quinto anno delle superiore ed indicarla in una norma del prossimo difficile. La scuola in presenza è fondamentale per tutti, ribadisce. Appunto, la ministra Zolina dai più piccoli all'ultimo anno del secondo grado e quindi un ricorso costante a forme flessibili dell'organizzazione dell'attività didattica, tra cui le lezioni a distanza, saranno possibili previa comunicazione al ministero dell'istruzione da parte delle autorità regionali, locali o sanitarie delle. Situazioni critiche o di particolare rischio riferito a specifici contesti regionali. Si legge ancora nella bozza del DPCM, si torna indietro, quindi di mesi sul fronte degli eventi saranno sospese le sagre, le fiere, ma consentite le manifestazioni di carattere nazionale e internazionale. Qui insomma, questo è il DPCM varato ieri dal eh, governo e ha la azzolina eh, la spunta la scuola quindi continua a farsi di presenza eccetto insomma eh, i diricetti eh, insomma il quarto e quinto le ultime classi gli ultimi, gli ultimi anni eh, con e poi, eh, il ministro Gualtieri mai più tagli alla sanità il governo scommette sulla ripresa con la legge di bilancio 39 miliardi e poi ci sono le misure della manovra medici giovani sgravi per il sud, 2 miliardi del fondo per calare anche le tasse, assegno unico, agevolamento dei contributi per l'assunzione di giovani sgravi per il lavoro al sud, nuovi contratti per medici e infermieri e stabilizzazione degli insegnanti, ma c'è anche un prolungamento della cassa integrazione guadagni Covid e sostegno alle imprese e ai lavoratori colpiti dalla eh, crisi. Sono questi gli assi portanti su cui si muove la manovra da 40 miliardi varata dal governo per il eh, 2021. Eh, poi ancora eh, c'è un nuovo balzo intanto dei contagi in Italia. Locatelli parla di crescita non esponenziale, ieri 20.000 tamponi in meno. Ma l'incidenza dei positivi sfiora l'8%. Gli esperti concordano: situazione critica, ma non ancora allarmante. Il primario dice: peggio che a marzo. Le testimonianze, mh, queste da parte del direttore di pneumologia a Verona, vista dalla tolda di un ospedale in prima linea, la seconda ondata fa paura. Ieri abbiamo riaperto, siamo rientrati. Nel padiglione 13, un piccolo ospedale dedicato solo al covid, eh, termina una notte allucinante, ha detto questo primario. Continui i ricoveri, mi sembra un film eh, già visto. Quindi, preoccupazioni, infermiere, in questa immagine al lavoro, in laboratorio, laboratorio di analisi dei eh, batteri. Poi, eh, un ucraino con milioni di follower, influencer, negazionista, muore di covid da 33 anni promotore di una vita salutista di un'influenza ucraino con oltre un milione di follower per, per avere negato l'esistenza del covid-19 è morto proprio a causa del virus ed è morto a soli 33 anni lo vediamo in questa immagine esperto di fitness promotore di vita salutista si era ammalato durante un viaggio in Turchia ed era stato ricoverato in ospedale al suo ritorno in Ucraina, dopo essere appunto risultato positivo. In ospedale erano subentrate complicazioni cardiache. Durante il ricovero aveva postato sui social il mea culpa. Voglio condividere come mi sono ammalato e, di riguardo a tutti, era una, uno che pensava che il COVID non esistesse finché non si è infettato. Poi. Pellegrini, ho perso gusto ed olfatto su Instagram la storia ricoverato il papà eh, di striscia eh, Federica Pellegrini la vediamo in questa immagine la campionessa di nuoto lotta contro il coronavirus ed ancora Antonio Ricci il autore televisivo ricoverato però sta eh, bene torniamo alla prima pagina della Gazzetta del Sud andiamo alle altre notizie tanto la manovra, articolo di spalla, da 39 miliardi, fondo anticovid di 4 miliardi, lavoro il giovane sgravio fiscale, ma vediamo anche gli occhielli di apertura della dettata del sud, torniamo alla regione Calabria, la cittadella Cadazzaro, sarà intitolata Iole Santenni, da più parte era arrivata questa eh, richiesta, era nata questa idea anche dal basso e quindi la sede della giunta regionale. A Catanzaro sarà intitolata Iole Santelli, la governatrice scomparsa una settimana fa. Abruzzano Zeffirio aveva un arsenale in una stalla, un giovane è stato arrestato dopo un'indagine svolta dai carabinieri. E poi la commissione antimafia, dopo le audizioni, visita all'imbadi, eh, arriva oggi. E accendi i riflettori nuovamente su VIBO. In primo piano eh, le questioni del nuovo eh, tribunale. Ancora andiamo in fondo alla pagina. Calenda che si candida al sindaco di Roma, lo ha ufficializza, ufficializzato e boccia l'idea di primarie. Non posso parlare per il PD, ovvio che io auspichi un appoggio molto largo, dice Carlo Calenda, che a 47 anni, è il leader di azione e già ministro dello sviluppo economico. Negli Stati Uniti d'America invece le presidenziali Trump promesse false, se vincerò io tornerà tutto eh, normale, poi gli occhielli sulla destra, a Crotone, espropri Galeotti al comune, Uh, un conto di oltre 3 milioni, il comune di, di Crotone, che viene quindi condannato a pagare un risarcimento di oltre 3 milioni per alcuni espropri, a Crotone delitto in Emilia del Grasso confermato, e a Paola depuratori obsoleti e scarichi nei fiumi scattano l'emergenza, eh, mentre in, sempre in Calabria, ombre criminali sui rifiuti in fiamme. Nelle ultime ore, altri due eh, episodi. Andiamo avanti, abbiamo visto gli approfondimenti in primo piano, ora passiamo a quelli di attualità. Eh, Reggio Emilia ha arrestato il presunto responsabile del 43enne Gaetano Lombardi, eh, che nel centro storico di Reggio Emilia ha messo veramente paura. E per una banale lite, poi la lite è sfociata in spari con cinque feriti. Coinvolto un gruppo di ragazzi si sono urtati mentre eh, camminavano. Pensate a che punto siamo: se uno striscia mentre struscia un altro ragazzo, qualcuno prende la pistola e spara per essere stato urtato fino alle 22:20 di sabato sera. Quindi erano perfetti sconosciuti. Con un gruppo di ragazzi, 43 i 43enne Gaetano Lombardi, si sono incrociati in una piazza del centro di Reggio Emilia dove hanno avuto una banale lite, un banale litigio. Si sono toccati mentre camminavano, hanno discusso forse eh, per chi doveva avere la precedenza per passare. Ma erano a piedi, attenzione, non erano in macchina, sono ruolati insulti, sembrava finita lì. Mm, poi l'uomo. Invece, poco dopo ha raggiunto i giovani, ci ha avvicinato ed ha tirato fuori una pistola di piccolo calibro una peretta 6,35 sparando nove colpi, cinque sono rimasti feriti e uno un ventenne in modo serio. E una imprognosi riservata all'ospedale Santa Maria Nuova, ma dovrebbe cavarsela. Due del gruppo sono minorenni. La scena è avvenuta in una piazza, la vediamo. In questa piazza del monte, ancora andiamo a Perugia. Lite per una, don una donna, un rivale ucciso a coltellate. Questo è l'omicidio invece. Nel Perugino, vittima questa volta. Un 35enne, cittadino di origine marocchina, eh, si è scagliato contro il connazionale. Sta indagando anche qui l'arma dei carabinieri. Andiamo invece a pescare a pescare. Sempre cronaca, aggredito da baby gang diciottenne in eh, coma eh, e quindi anche qui eh, un altro grave fatto un pugno alla tempia gli ha causato un ematomedore grave eh, 18 quindi in coma eh, da chi è stato aggredito da una baby gang assieme a lui c'erano Altri due giovani che sono riusciti, però a divincolarsi ancora la notizia di cronaca questa volta a Pozzuoli Napoli, un'anziana e uccisa dal camion dei rifiuti. Tragedia nel napoletano la l'autistia, ma uh, me so, non me ne sono accorto. Ha dichiarato: l'incidente è avvenuto, ripetiamo, a, Pezzuo, a Pozzuoli. La povera 72enne stava andando dai nipotini è stata tre volte uccisa da un mezzo dei eh, rifiuti e poi ancora la vera la verità dell'autopsia in media colombiani eh, Pacciolla si è suicidato rivelati l'esito degli esami eseguiti sul dipendente nella missione eh, ONU oh no, lo striscione posto sulla facciata del municipio di Napoli in questa Immagini, andiamo alle notizie dal mondo, qui vediamo Donald Trump, il balletto presidenziale, durante un comizio nello stadio Wisconsin, le promesse eh, fake di Trump, se vinco tutto tornerà normale, mentre ignora del tutto i numeri della pandemia, eh, non ha ancora varato gli aiuti a famiglie e imprese, ma attacca Biden pesantemente. Una donna al patibolo invece non accadeva da 67 anni, per la prima volta eh, quindi dopo 67 anni negli Stati Uniti giustizieranno una donna a salire sul patibolo, un'indiana eh, l'8 dicembre prossimo sarà Lisa Montgomery che nel 2004 si rese responsabile di un crimine particolarmente efferato, cioè strangolò. Una donna incinta nel Missouri per poi aprire il Grembo e eh, rapire il feto. I suoi avvocati hanno sempre detto che la donna soffre di psicose e danni cerebrali dovuti alle percorse subite da piccola. Eh, L'ultima donna ad essere giustiziata era stata, eh, appunto, era avvenuto il fatto del '53 insieme al fidanzato alcolista. Ancora, andiamo avanti, andiamo alla, a Parigi, spostiamoci in Francia. Gesui prof., la, la Francia che piange l'insegnante, ucciso migliaia in piazza. Sono scesi a Parigi, intanto nell'inchiesta sull'assassinio di Pati, i fermati di finora sono 11, quindi sono scesi migliaia in piazza tra tanti insegnanti, tanti ragazzi, tanti. Eh, signore col distintivo di Cerri Abbo, eh, tutti con mascherina. Anche se il distanziamento non c'è, non ci può stare nella piazza eh, gremita. Eccoli qua, eh, di tutte le età, migliaia in piazza eh, La Repubblica a Parigi. Ancora eh, il blogger egiziano rilasciato dopo due anni, accusato di terrorismo. Per le sue interviste e i post eh, satirici. Mentre possiamo passare avanti, andare ad altre notizie, eh, andiamo eh, direttamente avanti, passiamo un attimo alla. Eccolo qui, a Dopo Santelli, alla regione eh, Calabria. Diciamo questa settimana il presidente del Consiglio convocherà l'assemblea per congedare. Gli eletti così come previsto dal statuto e regolamento della regione Calabria. Quindi, dopo Santelli, parte dalla legge elettorale. da Tallini proporrà il testo sulla doppia preferenza di genere. Cercherò la più ampia condivisione, oggi vertice operativo, alla cittadella tra il presidente della giunta Spilli degli assessori, quindi l'onda emotiva per la prematura scomparsa della governatrice Santelli è ancora alta. Eppure, nei palazzi della politica sono già iniziate le riflessioni su come affrontare al meglio questa fase, certamente incerta. Eh, questa mattina il presidente del consiglio Tallini sarà alla cittadella di Catazzaro per un primo incontro con Nino Spirli, vicepresidente della Giunta il comitato di traghettare eh, con il compito appunto di traghettare la regione verso le nuove elezioni, non c'è quindi solo l'emergenza sanitaria da fronteggiare in Calabria ma c'è anche eh, eh, ci sono anche altre eh, riforme avviate dalla Presidente Santelli eh, da portare a compimento, è probabile che il eh, appunto così il, la dirigenza venga allargata anche ad altri assessori e vertici della burocrazia, eh, con l'obiettivo di arrivare ad un'assunzione un collettiva di responsabilità sulla gestione di un periodo incerto sotto molti punti di vista. Tallini contestualmente avvierà anche interlocuzione con gli altri capigruppo, il Consiglio regionale, al fine di stabilire una data condivisa per la convocazione dell'Assemblea di Palazzo. Campanella si tratta di un atto obbligatorio. Come dicevamo è prevista eh, dal regolamento interno alla regione Calabria in situazione come quella che si è verificata. Cioè in caso di decesso del Presidente infatti riporta il regolamento. Il Consiglio ha convocato dal Presidente entro dieci giorni dall'acquisizione della notizia al termine della votazione. Il presidente congeda definitivamente Consiglio. Dopodiché scatteranno i 60 giorni entro cui salvo slittamenti determinanti dalla pandemia si procederà a nuove elezioni entro questa settimana dunque si conoscerà il giorno della nuova e forse ultima riunione del Consiglio regionale si tratta di un appuntamento cruciale anche perché l'intenzione del Presidente dell'Assemblea cioè eh, di eh, eh, Tallini eh, fare eh, appunto il presidente dell'assemblea dell eh, che eh, dovrà procedere eh, in quella stessa data alla modifica dice, della legge elettorale quindi prima convocazione del consiglio e prima di congedare i consiglieri approvare la legge elettorale in Calabrese. il tema centrale è sempre quello dell'introduzione della doppia preferenza di genere, questa regione è ancora una delle poche in Italia a non aver adeguato il proprio sistema di voto per come indicato da una legge nazionale approvata nel 2016. Nelle ultime settimane, peraltro dopo la presentazione di ricorso al Tar, eh, in, eh, veniva chiesto l'annullamento delle ultime consultazioni, che sono state presentate sempre su questo specifico argomento due distinte proposte di legge, una porta la firma di Scurco. Del DP e l'altra di Raffaele Senato di Fratelli d'Italia, da quanto trapela, però, entrambi i test saranno bypassati dalla nuova proposta del presidente Dallini. Che presenterà direttamente in eh, aula, eh, poi ancora la cittadella invece che sarà intitolata alla presidente Santelli, scomparsa annuncia. Di Gallo e orso marzo, tutti i consiglieri regionali sono d'accordo, quindi la Giunta potrebbe deliberare in tel senso già nelle prossime ore. Eh, la proposta è condivisa anche da tutti i rappresentanti che siedono in Consiglio uh, regionale. Eh, poi a Catanzaro era interno e finora investiti in 223 milioni di fondi dell'Unione eh, Europea. Le cifre contenute nella risposta fornita. Dalla Commissione Europea un'interrogazione di sofo della eh, Lega o l'europarlamentare denuncia i ritardi nella realizzazione di reti infrastrutturali. Lo vediamo il Calabrese Vincenzo Crovo, eletto con la Lega a, a Bruxelles. Ancora andiamo avanti con eh, Reggio, andiamo sempre Calabria, Reggio il Covid, arriva in Corte d'appello in uh, corte d'appello il tribunale positivo uno dei giudici e gli uffici vengono chiusi fino a mezzogiorno di oggi per la necessaria sanificazione. Nel Cosentino invece ci sono altre due zone rosse nei comuni di Casale dal Manco e Celico uh, qui vediamo a Santo Femme da Suomonte invece un'equipe dell'USCA durante la raccolta dei eh, tamponi c'è a Villa San Giovanni in quarantena invece un'intera classe, eh, a Rosarno un intero nucleo familiare rosarnese composto da 12 persone risultato positivo, nel Vimonese sale a 153 il numero dei conteggiati dall'inizio della pandemia, nel Cosentino istituito a zona Rossa, nei comuni eh, casali del Manco e Celico è chiuse per sanificazione alcune classi della scuola. Mentre a Polister ha contagiato un medico, ma l'ospedale funziona. Poi andiamo a Reggio, torniamo a Reggio di Calabria: Arte e Bellezza incontrano dolore e sofferenza. 62 opere donate al grande ospedale metropolitano di Reggio di Calabria. Arricchiranno al Morelli i reparti dei pazienti affetti da patologie emato oncologiche, tra i quali ci sarà anche un ritratto dedicato alla sfortunata Presidente eh, Santelli, eh, i nuovi locali del Presidio Morelli in questa immagine. Poi, nelle notizie brevi, a Tavre Nova, altre sei casi positivi registrati ieri, a Oppiro, Messignari, messi scuole chiuse per eh, tre eh, giorni, mentre eh, sempre in Calabria è stata tumulata a San Marco Argentano, la salma dell'uomo rimasto senza nome, il mistero. Quindi, dei resti trovati la scorsa settimana in contrada Cerreto di San Marco Argentano, tra 20 giorni si conoscerà l'esito dell'esame autottico, Però è diventato un vero e proprio mistero: il cadavere quasi in stato di decomposizione, trovato. Al cerretto di San Marco Argentano nel pomeriggio di venerdì 9 ottobre non ha ancora un nome, l'autopsia è stata effettuata in questa settimana, ma per scoprire l'identità ci vorranno ancora una ventina di eh, giorni. Qui vediamo la decisione assunta dal comune sindaco Virgilia Mariotti di appunto di tumulare la salma. Uh, a Palazzo di Città si attende la scelta del nuovo vice sindaco a Castovillari, l'Appolito a uh, Castrovillari, sfoglia le Margherite tra gli assessori in corsa per ricoprire il prestigio incaricato, mentre eh, andiamo al uh, terzo megalotto della strada statale 106 prende sempre più forma, la attraverserà Tre Bisacce al Bidona. Avendo l'area Roseto Capo Spurico, la rete viaria sarà riammodernata, il stesso lotto quindi della, strada, della statale 106 Ionica vede impegnate importanti aziende italiane. Si tratta di una opera straordinaria, una straordinaria opera pubblica destinata a cambiare la storia dell'area Ionica del Cosentino personale e mezzi sono già al lavoro. A Sempre avanti, sfogliamo assieme le pagine della gazzetta, andiamo eh, ancora sempre in Calabria, occupiamoci eh, delle endrine, le endrine dietro i rifiuti in fiamme, la Calabria nuova Terra dei Fuochi, cosa si muove dietro gli ultimi inquietanti casi registrati? In um per l'ambiente, il recente vasto incendio che si è verificato, lo vediamo in questa immagine nell'impianto di trattamento rifiuti che ha sede in Siderno, diverse recenti inchieste giudiziarie eh, che eh, hanno svelato inquietanti traffici alcune società utilizzate come schermo per lo stoccaggio eh, abusivo. Poi eh, nel sito di Contrada La Silva, incendio nella, nella discarica di Cassano Lionico, tante coballe in fumo. Il sindaco Papasso c'è la stessa mano dietro tutti, dice, gli episodi. Vediamo. Eh, chiara la matrice dolosa, l'incendio della discarica di La Silva, in questa immagine c'è anche un'interrogazione dei parlamentari del Movimento 5 Stelle su ditte infiltrate oppure scritte all'albo dei gestori ambientali. Vanno a fuoco anche Reggio di Calabria gli scarti, del Rione, Marconi, to torna all'incubo nella città di Reggio, nel quartiere popolare del capoluogo. C'è un'aria respirabile. Che è durata per diverse eh, ore. A Santa Caterina i residenti hanno lanciato sacchetti di immondizia in strada, ostacolando il deflusso delle auto. Insomma, l'ultimo rogo a Reggio, di in fiamme, all'Albadieri, a Rione a Marconi. Guardate che scena da proprio da film: i tornanti della frazione Callina trasformati in discariche a cielo. Eh, aperto, possibile, insomma, che non si possa in qualche maniera arginare questo eh, fenomeno. Poi, sempre in Calabria, vaccinanti influenzali, trattamenti diversi per i pediatrici a Reggio e Vibo. Manca la convenzione: niente rimborso per i medici che offrono il servizio. E il segretario regionale della federazione di categoria dice l'offerta è disomogenea. Lo vediamo in Antonio Gulner in prima linea. Che rappresenta la Federazione dei Pediatri. A Reggio invece sempre la filca Cisdri lancia le accuse alla Castore, sempre il solito eh, rimbalzamento di responsabilità, mentre l'ASP perde in giudizio, ma non paga, c'è il Covid. Il Tribunale di Locri ha condannato infatti l'ASP a risarcire Nicola. Romeo, qui vediamo l'ingresso della Direzione Generale dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio di Calabria i commissari dicono abbiamo fatto appello, aspettiamo. Insomma la triste storia è il caso di Nicola Romeo che oggi ha 21 anni e che sin dal terzo mese di vita si trova in uno stato di disabilità provocato da un presunto fatto di mala sanità. Ha registrato numerosi interventi. Come questo caso, da parte di associazioni di parlamentari che hanno chiesto lumi sulla vicenda denunciata dal padre di Nicola Cosimo Romeo, il quale ha anche scritto ad una serie di istituzioni al fine di ottenere l'esecuzione della sentenza con il pagamento del risarcimento. In conclusione, eh, prega le onorevoli autorità, ognuno per la parte di competenza, al fine di evitare. E scongiurare azioni clamorose anzi Di dare risposte o intervenire con cortese eh, urgente Beh, comunque, nonostante la sentenza, le sentenze non vengono rispettate, sono commissari che non li rispettano e che addirittura dichiarano di avere eh, di essersi opposti a questa sentenza. Ancora a Bruzzano Zeppirio, un arsenale tra le mucche, arrestato un allevatore. I carabinieri hanno scoperto un revolver eh, che era occultato, 5 fucili, anche 200 eh, munizioni. Mentre, eh, passiamo un'altra notizia, l'inchiesta eh, sui eh, pensionamenti lungo la fascia costiera di Cetralo, Franco Muto, non è il capo assoluto. Quindi inchieste e pensionamento hanno cambiato eh, in quest'area, vertici dei clan, gravi intimidazioni, e incendi dolosi testimoniano appunto l'escalation di azioni di criminalità organizzata. Eh, quindi la domanda è chi comanda la zona di eh, Cetraro ora. Poi a Corigliano Rossano eh, i torrenti colagnati e celati sono sorvegliati speciali dopo... Allagamenti e le rovinose alluvioni degli ultimi scorsi eh, anni: nel, è stato, nulla è stato fatto eh, riguardo appunto questi corsi d'acqua. Il comune ora è pronto ad intervenire in accordo con la regione Calabria. Poi depuratori obsoleti, scarichi fognari riversati nei fiumi, emergenza mare nel Paolano. L'estante ha riportato a galla problemi antichi rimasti però sempre irrisolti. Vediamo se c'è qualche altra notizia, no? Andiamo avanti, andiamo sempre all'omicidio, invece spostiamoci a Crotone, L omicidio Citro, Ergastolo confermato al presunto assassino e 31enne, originario di Torre Benissa Crotone, era stato ucciso nel novembre di tre anni fa in provincia di Reggio Emilia, A sparare contro la vittima un 66enne vicino di casa che è stato condannato in corte d'appello mentre a Vibo l'emergenza idrica rientrata con, con molta fatica, e dicevamo oggi c'è l'antimafia che ricomincia da Vibo. Oggi in città c'è l'arrivo dell'organismo parlamentare presieduto dal senatore Nicole Morra, l'eterna incompiuta, la nuova sede giudiziaria di Vibo, un'opera diventata già vecchia e mai completata nonostante l'inizio dei lavori risalga agli anni. 90, vediamo il palazzo di Giustizia di Vibo, iniziato e mai completato, ora a fare i puntati pure sul nuovo Tribunale a distanza di 30 anni, ancora da ultimare. Intanto la nascita del Movimento 5 Stelle dice attivate sinergie istituzionali. Nell'ultimo ventennio 5 le commissioni d'inchiesta che hanno fatto tappa nel Vibonese, insomma, questa è la sesta. Poi in Calabria sempre Crotone la mannaia degli espropri sul comune presentato all'ente dal comune un conto milionario il municipio infatti è stato condannato dalla corte d'appello a pagare risarcimenti per oltre 3 milioni di euro. L'acquisizione dei terreni 40 anni fa per opere di edilizia residenziale pesante, quindi il macigno sulla finanze del Comune di Crotone, la Corte di Appello di Catanzaro, infatti il condannato lenti a corrispondere 3 milioni e 328 mila euro eh, gli eredi lagani in qualità di risarcimento d'anni per il mancato pagamento delle indennità di esproprio e di occupazione di terreni avvenuti oltre 40 anni fa. E poi a Vibo, più morti a curatore Vibo, Catanzaro e Cosenza per incidenti stradali. a ah, e cioè hanno fotografato lo stillicidio di vita, e farfaglia e ferrazzo sollecitano le istituzioni ad azioni appunto adeguate. Poi a Cirò da presidio di difesa, emblema del degrado. A Cirò Marina, la torre cinquecentesca tra discariche muccole al pascolo e vecchie. Barche. poi ai domiciliari quarantenne di Petiria nel magazzino nascondeva denatori e proiettili eh, quindi sempre eh, sulla gazzetta andiamo anche allo sport il Milan che si scopre grande Inter e Juve invece meno in Serie A il sorprendente primato dei rossoneri che ha rovesciato i pronostici della vigilia con nero, azzurro e bianco neri in difficoltà, la Roma si gode eh, Deco Berardi, trascina il sessuolo al secondo posto e Torino è l'ultimo in serie B, la regina Cosenza ambizioni eh, da derby a Catanzaro invece in serie C, applausi. Foggia stesso steso eh, sorriso a vivo. Mentre a Giro d'Italia, a Piancavallo, Tionfar, Almeida, tiene Nibali lontano. Eh, lasciamo anche lo sport, andiamo ancora avanti. per Oggi mh, sulla Gazzetta è tutto. Passiamo, eh, torniamo al fatto quotidiano. Vediamo i nuovi casi di coronavirus, di pandemia, che appunto. Uh, sono 11.705 nuovi contagi 69 morti i tamponi sono 146.541 in Lombardia ci sono più 2.975 quindi quasi 3.000 in più Lazio Piemonte e Campania invece oltre eh, 1.000 eh, poi positivo a covid viaggiava in metro denunciato chiusi una discoteca, un club privé, eh, poi Massimo Giannini da 5 giorni di rianimazione, eh, Covid non si ferma, anche Antonio Ricci le eh, ricoverà. Ultime notizie sul eh, giornale, qui vediamo invece eh, Conte, sport, palestre, ristoranti, le misure del PCM le abbiamo già visto, Ora andiamo invece al Salvini che smaschera così Conte una telefonata di un minuto alla faccia del concetto dice, di collaborazione, si riferisce alla conferenza stampa di ieri sera del Premier Conte, il quale in apertura ha detto ho informato i leader delle opposizioni, eh, quindi bella collaborazione. Conte tira a campare, adesso Franceschini punta dritto al colle, eh, poi quasi 12.000 contagi, lo abbiamo detto in Lombardia 2975 invece casi e qui c'è un problema cronico i ministri sono rivolta contro Conte e poi non c'è situazione di panico eh, Locatelli smonte Rigoristi eh, dicevamo che c'è eh, Ricci che è positivo al Covid con tutto dei medici ed è ricoverato in ospedale e poi quella profezia sulla pandemia perché vaccino non ci salverà poi c'è già il primo delatore sono già in casa in più di 16 ma segnalano la segnalazione è falsa ah, non abbiamo fatto il lockdown cosa c'è dietro il piano eh, svedese e poi l'annuncio di calenda che si candida a roma e la mossa disperata di Gigino Di Maio ora si prepara per l'ultimo flop eh, poi calenda quel traditore che vuole il Campidoglio, eh, poi la verità sull'influenza dell'Ucraino, deceduto a 33 anni per conte, ancora spari, 5 feriti in pieno centro. Notte di paura, Reggio Emilia. Eh, il corpo dei ragazzi rimasti a terra, e poi adesso il caos regna sovrano in Vaticano. Cosa ha fatto Papa? Francesco c'è un approfondimento sul giornale.it eh, c'è l'ira del Papa, anche del Papà della Raggi e non del Papa questa volta scatta la chiamata al 112 e poi c'è un altro balcone disperso mentre la Francia ha invaso l'Italia. Eh, così si prende il monte Bianco. Eh, gli islamisti invece svelano un incubo ora in Francia inizia la guerra mentre negli stati uniti la mededizione dell'anno eh, con eh, lo zero uccide chi va alla casa bianca eh, poi Corriere della Calabria eh, coronavirus lieve pressione dei contagi in Calabria più 78 la Celico e Casale del Manco dichiarata zona rossa eh, poi la nuova stretta, ma la scuola resta aperta. Eh, le misure annunciate ieri dal governo, mentre la Calabria del futuro parte da nuova corsa verso le regionali e Tallini tutti i consiglieri auspicano l'intitolazione della cittadella Asla Santelli che dovrebbe potrebbe essere deliberata dalla giunta già nella mattinata di oggi. Andiamo a dago spia eh, Avvertite Fiorellina 123, cittadino impegnato 432 che dovranno trovarsi un altro hobby da domani non potranno più passare tutti i giorni a chattare su Twitter con Carlo Calenda che annuncia da Fazio, la sua candidatura al Sindaco di Roma. La seconda ondata lo aiuta a fare le primarie oggi sarebbe complicato, farle più avanti significherebbe. Parlarci addosso per mese, dunque, accontentatevi di chi si offre. Poi questo governo non lavora col favore delle tenebre. Un flash un ritardo di Conte capace pure di lasciare un vertice europeo fondamentale per non mancare al funerale di una per lui sconosciuta e indice dell'incapacità di questo governo improvvisato a gestire l'emergenza. Eh, conferenza annunciata alle 18, poi alle 20, adesso senza orario, e poi ieri sera l'ha fatta finalmente, Casalino deve di nuovo gonfiare gratis i follower di Facebook, tutti eh, in attesa della diretta. La risposta è sì, sulla pagina personale di Conte, ieri è andato in scena quest'altra eh, appunto prima eh, di eh, eh, che venisse fatta la conferenza. Eh, questo rinvio e eh, l'attesa di questa conferenza stampa è stata decisa al vertice della eh, maggioranza questo eh, rinvio sempre in politica Fabrizio poi vediamo Fabrizio Corona prima di altre notizie ho fatto il tampone e sono positivo tanto peggio per te tutta questa eh, attesa per confermare poi ieri sera nella conferenza di Conte quanto già in effetti era trapelato l'unica novità è Tarocco il velino scravattato che ha introdotto i riseri giornalisti come nei film sulla Casa Bianca cosa non si fa insomma per andare in video c'è anche l'inquadratura storta c'è stata un ristorante fino alle 24 palestre e piscina in purgatorio per una settimana il mat walking incentivato nella pubblica amministrazione possibili turni pomeridiani alle scuole superiori sindaci che possono chiudere le strade dello struscio a partire dalle ore 21. Insomma, come se il coronavirus agisce, agisse secondo le ore: insomma le ore per uscire. L'ennesima giravolta di Conte, prima diceva eh, non ho pregiudizio, ora invece è tornato a dire non è insomma, la panacea. E poi abbiamo visto quest'altra notizia. Andiamo al Quirinale: hanno eh, un dubbio su Giuseppe Conte, ma il capo del governo o influenza a caccia di passare le like. Tre giorni fa ha lasciato la corsa, di corsa il Consiglio Europeo, insomma, per i funerali della eh, Santelli. Poi ancora in Campania, Campania è morto. Da oggi stoppa i ricoveri programmati negli ospedali, ad eccezione di quelli urgenti oppure oncologici. Di fatto si sospende la sanità per tutto l'inverno. Un gruppo di genitori impugna l'ordinanza del governatore De Luca sulle scuole aperte praticamente solo per tre settimane. Il TAR chiede alla regione i dati sui contagi negli istituti che dovrebbero essere alla base della scelta. Eh, la domanda è, lo sono, eh, poi è stato eletto il raggi sbagliato, il padre di Virginia che litiga con i vicini e chiama i carabinieri durante l'assemblea eh, condominiale, gli agenti arrivano troppo presto, dicono e trovano il fumantino Lorenzo Pensionato Telecom lotta senza sosta per um, dirimere temi come l'alloggio del custode e la fibra eh, ottica. Eh, insomma, eh, fino a mettere a verbale, non mi rompo più i cosiddetti rivolto alla signora B, colei che avrebbe rubato il registro per poter apporre le sue dichiarazioni il Trump insomma della circonvalazione Appia lo vediamo il papà della sindaca Raggi poi i dirigenti che dirigono i fondi verso i loro stipendi Mario Giordano mentre in furia la crisi a Palazzo Chigi i 300 dirigenti avranno un aumento che per alcuni arriverà a 1126 euro al mese ma poi eh, cosa ci fanno 300 dirigenti a Palazzo Figi? Beh, 300 dirigenti, attenzione. Ancora la politica è finita nel cesso, il Covid nel bidet. Aldo Grasso, l'europarlamentare regista, Angelo Ciocca sostiene eh, che l'Italia fronteggia la pandemia meglio di altri paesi per una regione molto semplice. Noi a differenza loro usiamo il bidet deve essere stato ispirato dal pezzo di Checco Zalone eh, da Fiorello ed è probabile che Ciocca aspiri appunto, vi vediamo Silvio Berlusconi con un bile in mano, poi polvere di stelle, eh, anzi di 5 stelle in questo caso, gira che ti rigira, il problema sono sempre i sordi, mentre Casaleggio presenta la nuova app che sostituirà il Blue blog Gigino alza la testa frignando che agli attivisti agli, ai territori non arriva un euro. La Cassa deve gestire il movimento. Torna alla lineatura con l'espulsione della senatrice Barinella Pacifico e del deputato Paolo Nicolo Romano, una mossa che assottiglia la maggioranza in eh, Senato. Bene, era questa l'ultima notizia per la rassegna stampa di oggi, lunedì eh, 19 di ottobre 2020. Vi ringraziamo per essere stati con noi e vi auguriamo un buon proseguimento di giornata e un buon inizio settimana. Arrivederci a domani. Arrivederci.